Oggi abbiamo presentato i bandi per l'innovazione nell'ambito del PSR, sono bandi che si aggiungono a quelli che sono già usciti sulle indennità compensative, sui giovani e su una serie di misure agroambientali. Quelli di oggi sono molto importanti perché l'innovazione è una delle chiavi del successo nel futuro della nostra agricoltura, una delle chiavi vere per competere ad un livello alto e di conseguenza su questi bandi noi puntiamo molto. Abbiamo destinato nel piano oltre 50 milioni ai gruppi operativi per l'innovazione, che sono dei nuovi strumenti della politica comunitaria che saranno formati nella forma più semplice possibile, comunque lasciando molta libertà da imprese agricole insieme a ricercatori o gruppi di ricercatori o enti di ricerca, a partire da un problema dell'impresa agricola per trovare una soluzione innovativa che poi deve essere applicata nell'impresa agricola con un vero e proprio trasferimento tecnologico. Alla fine i risultati di tutti i GOI di tutti i paesi d'Europa, di tutte le regioni d'Europa confluiranno nel Partenariato Europeo di Innovazione, una grande banca dati pubblica che è a disposizione poi di tutti e di cui dovremo fare tesoro anche noi vedendo i risultati degli altri. Oggi i nostri primi bandi ammontano a oltre 12 milioni di euro e mettono a disposizione dei fondi in parte per la competitività dell'impresa, quindi lì ci vanno tutte le innovazioni delle tecniche agricole, a cominciare dall'agricoltura di precisione, ma anche da tutta una serie di attività, le più varie che si possono fare nelle imprese agricole. Una parte invece di bandi, quattro bandi in specifico, sono dedicati a misure di tipo ambientale, quindi a innovazione che consente un uso di tecniche agricole che danno benefici all'ambiente. In particolare ce n'è una che è dedicata all'utilizzo migliore possibile dell'acqua e quindi al risparmio d'acqua, una che è dedicata alla qualità dei suoli per fare in modo di aumentarne la fertilità, una che è dedicata alla riduzione delle emissioni in atmosfera attraverso il sequestro di carbonio nei suoli e un'altra che in generale è dedicata a tutte le misure che consentono di utilizzare meno fertilizzanti, di utilizzare come dire, al meglio i fattori produttivi limitando l'impatto. Sono quindi un insieme di norme che vanno, di bandi che vanno un po' in una direzione che noi è un po' che spingiamo, che è quella di un'agricoltura sempre più sostenibile anche per l'ambiente, oltre che sempre più qualificata sul piano della qualità.